Lorenzo, partiamo dal finale, cioè dal come state in questo momento, come vivete questa sconfitta amara che fa dispiacere per tanti motivi, soprattutto per come insomma si è sviluppata dopo un primo tempo grande e importante da parte dell'Empoli. Sì, un primo tempo a mio giudizio normale, nel senso abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo retto l'impatto, quindi normale lo giudico, ma c'è nervosismo perché era una partita importante dove i punti valevano doppio perché sono scontri salvezza. C'è nervosismo per come è stata arbitrata questa partita e c'è nervosismo per come l'abbiamo giocata, soprattutto nel secondo tempo. E a mio giudizio, sì, è vero, parlare dell'arbitro sono alibi e tutto, però ti condiziona una partita, perché arbitrare in modo diverso, proprio con due metodi di giudizio diversi, una partita te la indirizza a favore della squadra su cui insomma concedi di più. Però io sono sempre per guardare, no, nel nostro orticello, quindi per quanto riguarda noi dobbiamo smettere di pensare in modo individuale, di giocare in modo individuale, perché perdiamo partite, però alla fine ci diciamo sì, ma non ci meritavamo di perdere, sì, ma si prende dei gol con un tiro in porta e basta. Quindi secondo me sono tutti fattori che indicano che stiamo giocando da soli, cioè in modo singolo. E noi non abbiamo le... Non c'è coesione di squadra, dici, in campo? Non che non c'è coesione, ma che... come ti posso dire? È un modo di giocare individuale, individualistico. Invece che collettivo, che ci ha contraddistinto, che ci ha aiutato a salvarci l'anno scorso, in questo momento stiamo giocando in modo individuale. Noi non abbiamo né le caratteristiche fisiche né tecniche per essere giocatori individuali, perché individuali possono essere Roma, Juve, queste squadre qui. Noi no, noi dobbiamo essere 11-14 giocatori che scendono in campo e vogliono tutti la stessa cosa. È questo quello che in questo momento secondo me ci sta mancando. Ma qual è stato l'episodio scatenante del nervosismo? Perché in due minuti hai preso l'ammonizione tu e l'espulsione a Riccardo. No, ti ripeto, non puoi. Allora, ci può stare che sbagli un intervento, cioè nel senso sbaglia un difensore, sbaglia un giocatore, può sbagliare l'arbitro, ma avere due differenti metodi di giudizio durante una gara è quello che ti fa venire nervoso. Cioè a loro fischi dei falli mezzo e mezzo e a noi no. E alla lunga, vero, un giocatore deve comunque cercare di essere sempre lucido, però vuoi la stanchezza, vuoi il risultato e tutto, poi che siamo di carne, insomma il nervosismo poi alla fine viene fuori. E poi se viene buttato fuori ora se vengo buttato fuori io ci può stare, perché io magari sono più passionale, mi lascio trasportare tutto, ma se viene buttato fuori Riccardo, che non dice una parola nemmeno allo spogliatoio, un motivo c'è. Dal punto di vista della partita, della prestazione, cos'hai da rimproverarti, visto che comunque hai puntato il dito anche su questa? Sì, che allora giochiamo bene, perché comunque cerchiamo di imporre sempre il nostro gioco, non ci disuniamo, ci crediamo sempre fino alla fine e tutto, ma ci manca il particolare che fa la differenza, ci manca pensare il calcio tutti allo stesso modo, cioè tutti volere la stessa cosa. Per salvarsi non basta giocare bene, bisogna mettere quel qualcosa in più. Perché Lorenzo, perdonami, secondo me il Frosinone non ha giocato meglio di noi, questo mi sento di dirlo. Ma io personalmente, da quello che ho visto dall'inizio del campionato, io non ho trovato una squadra che ci ha messo in difficoltà. Però abbiamo perso tutte delle partite che poi alla fine dici, cavolo, ma come si è fatta a perdere, perché si è perso, non ce lo meritavamo di perdere. Ho sempre avuto la sensazione di dire, avrei voluto rigiocare subito la partita perché non mi sentivo inferiore alla squadra che ho affrontato. Quindi ci sono questi piccoli dettagli che fanno la differenza, perché in Serie A fanno la differenza, che vanno ripresi, recuperati e migliorati. Dove si riparte per il Sassuolo? Pensare calcio tutti allo stesso modo. Senti, so che non è la serata giusta, però potrebbe essere la settimana del rinnovo contrattuale? Non lo so, ora questo non ci sto nemmeno pensando. Dobbiamo, io in questo momento l'unica cosa che voglio fare è cercare di invertire questo senso di marcia.
Massimo, è sicuramente una brutta sconfitta perché è uno scontro diretto, dicevamo una gara da 6 punti, però adesso non voglio fare nemmeno il disfattista. L'Empoli ha fatto un buon primo tempo, ha giocato con gli attributi, ha messo il carattere, poi nel secondo tempo, preso il secondo gol, qualcosa è saltato, soprattutto a livello nervoso. Sì, come detto abbiamo fatto un ottimo primo tempo e il secondo tempo c'erano tutti i presupposti per far bene, invece secondo me ci siamo fatti mettere, abbiamo fatto il loro gioco, ci siamo fatti nervosire e loro non aspettavano questo perché è una squadra che ti fa giocare male, che ti riempie di calci dal primo minuto e questo era quello che sapevamo e purtroppo non siamo riusciti a evitarlo dopo il primo gol perché non pensavamo di prenderlo visto che non avevamo subito niente e quel rimpallo ci ha fatto andare in svantaggio, invece di reagire in maniera positiva ci siamo fatti saltare i nervi. Senti, nervi che sono saltati anche per l'atteggiamento dell'arbitro che non ha sicuramente influito sul risultato e non vogliamo nemmeno creare degli albi, però insomma, ha fischiato da classico arbitro casalingo, immagino che anche la reazione di Riccardo Saponara, c'è un fermo immagine dove tu chiudi proprio la bocca a Riccardo per non farle pesare ancora le sue parole, sia dovuto a questo immagino. Ma sì, d'altronde dobbiamo cercare di non prenderlo come alibi, sappiamo che non saremo mai titolati da qua alla fine, ma non eravamo neanche l'anno scorso, quindi nel complesso penso che Riccardo si è fatto un po' prendere dai troppi falli che magari subisce sempre e che purtroppo gli arbitri lo tutelano poco, ammoniscono poco gli avversari, permettono sempre di non farlo mai ripartire, e, ripeto, è sbagliato quello che ha fatto Riccardo, lo sa bene anche lui, sono cose che possono capitare e basta che non si ripetano in futuro. Davanti però si fa un po' di fatica. Ma davanti si fa fatica come si fa fatica, si è sempre fatto, il nostro gioco è questo. Abbiamo fatto fino a due domeniche fa, avevamo fatto 2-3 gol in più anche l'anno scorso e quindi nelle ultime due siamo tra sfortunati perché anche oggi potevamo chiudere il primo tempo 2-0 e dobbiamo cercare di migliorare questo e sperare sicuramente ci saranno momenti più fortunati dove riusciremo ad andare in vantaggio e a tenerlo. La nostra storia ci riportano al 3-0 di Bari, al 4-0 di Roma con la Lazio, episodi, parentesi, sono convinto che anche questa sarà una parentesi, già dalla prossima gara col Sassuolo verrà fuori il valore della nostra squadra. Ma noi ce la mettiamo sempre, come sempre ripeto per un attaccante ci sono momenti che va dentro, alcuni no, gli errori, bisogna dare delle colpe o all'attacco, al centrocampo o alla difesa, gli errori si commettono di gruppo e le cose si fanno tutte da gruppo, dobbiamo alzare tutti la testa perché solo così possiamo andare avanti, se iniziamo a darci le colpe, a buttare giù la testa che non siamo più bravi e tutto, siamo sulla strada sbagliata. Dobbiamo ritornare a divertirci con il lavoro e già da domenica tirar fuori quello che abbiamo sempre tirato fuori, il carattere di questa squadra. E purtroppo avremo delle assenze e chi entra in campo sa che comunque bisogna lavorare di gruppo. Massimo, per chiudere, da uomo, da calciatore, da capitano, mi confermi che a parte l'arrabbiatura di stasera la squadra è serena? Ah, serena non lo è perché comunque non è neanche giusto stare sereni perché veniamo da due sconfitte dove con due squadre che potevamo sicuramente non perdere. Sappiamo che siamo consapevoli che non siamo in un buon momento e dobbiamo cercare di lavorare che è l'unica strada che conosce questa squadra. Lavorare sicuramente con l'aiuto di tutti ce ne tireremo fuori presto. Grazie.